mi trovo su un solco. Volevo spiegare un po' una mia teoria. Sto camminando su un solco, su un solco all'interno del grano turco, no? Ecco, la nostra vita, se ha un solco da poter camminare, se noi lo troviamo, questo solco bello, pulito, e al quale io posso immaginare un solco di una società completamente con i doni, quei doni al quale l'essere umano si muove nella sua vita con felicità, con saluti, con nuovi amici. Purtroppo abbiamo corso e allora abbiamo perso il solco, un solco che sarà battuto e spianato. La speranza è di vedere un mondo nuovo. Tutti ci auguriamo una società, un mondo migliore, ma come ho detto in tutti i miei video, guardate che bella nuvola artistica, bellissima. Come ho detto in tutti i miei video, e riguarda anche la mia persona, tutte le cose che faccio dipende di me, dipende di noi, se vogliamo un mondo migliore. Delle volte mi domando, questo silenzio e quelle persone che magari le vedo passare e non hanno quell'entusiasmo, come si vede che in questo tempo noi uomini abbiamo perso il nostro essere. Siamo talmente, non lo so che parola trovare, scusate la parola, siamo talmente immersi nelle nostre problematiche che non riusciamo a venire fuori. Bene, mi sono trovato un'altra volta che il grano turco è ancora qui e Ernesto procede anche a avere lo spirito di venire qua e parlare. Oggi ho voluto parlare di una società futuristica, nuova e bella, per un mondo migliore. Quella brutta notizia che ho ricevuto mi ha frantumato il mio cuore al sapere che un giovane non ha avuto più voglia di vivere. E preghiamo che non possa mai accadere una cosa simile a noi, perché potrebbe anche accadere, magari potrebbe anche accadere. Allora forza, coraggio, cerchiamo di impegnarsi e di vivere la vita bene, con gioia, con amore, con quel carisma che ci ha creato i nostri genitori, la mamma, quando eravamo piccoli, che ci ha allattati. Ricordiamo un po' la nostra piccolezza, che forse riusciremo a fare molte cose. E questa cosa è la umiltà. Se perdiamo la umiltà, abbiamo perso tutte le virtù. È la virtù fondamentale della vita, la umiltà. Grazie che mi avete ascoltato, anche se siete in pochi, non importa. Per me è un archivio della mia macchina del tempo. Tutti questi documenti saranno elevati in cielo da Dio Padre, che le prende come regalo, perché io voglio credere a un Dio Padre che ama tutti. Coraggio, ce la faremo tutti con una società e un mondo migliore. Guardate che meraviglia, guardate che cielo, bellissimo. Amen. Grazie.